Grazie. Prego, Bob. Sì, diciamo che ci eravamo immaginati un'inaugurazione totalmente diversa. Il periodo di Covid ci costringe comunque a un'inaugurazione con i limiti che ovviamente impone questo momento di salute molto particolare, che ha una priorità rispetto a tutto il resto, ma abbiamo voluto inaugurare questa parte del paese che dopo 10 anni restituiamo alla nostra popolazione. Un intervento coraggioso, ringrazio tantissimo i miei consiglieri comunali, i miei assessori che in questi mandati, diciamo, mi hanno supportato e sopportato, anche perché recuperare un'area dismessa come era il fabbricato della Riva d'Ossi al centro del paese ha richiesto davvero tanto coraggio. Una bonifica che ci ha impegnato particolarmente, però diciamo che siamo orgogliosi anche perché abbiamo messo in sicurezza il centro del paese, 8.500 metri quadri di territorio, che da area dismessa contaminata, tra l'altro perché abbiamo dovuto fare una bonifica molto importante, andiamo a restituire con un bellissimo parco. Credo che sia davvero un'opera davvero molto importante per la nostra gente. Abbiamo cercato di fare massima attenzione al rispetto dell'ambiente, alla valorizzazione dell'aspetto soprattutto idrogeologico, perché anche aver stombato il torrente Bondaglio rappresenta un aspetto molto importante, ma una cosa a cui tengo in particolar modo è che abbiamo fatto tutto con massima attenzione anche al bilancio, nel senso che non abbiamo messo tasse. Questa opera è un'opera di circa 2 milioni di euro che abbiamo spalmato sui 10 anni attraverso oneri di urbanizzazione straordinari, avanzi di amministrazione, contributi a fondo perduto da parte di enti sovracomunali, ma sicuramente con un'attenzione senza dover andare a chiedere un euro ai nostri concittadini. I nostri concittadini da oggi possono beneficiare di 8.500 metri quadri di parco, con soprattutto un percorso molto importante che collega il centro del paese alla frazione Trebbio senza bisogno di dover percorrere la strada provinciale. Credo davvero di aver fatto insieme alla mia squadra un'opera importante di questi tempi, ma lasciare un segno tangibile del fatto di non aver lasciato un'area dismessa, tra l'altro con una criticità molto importante in termini di inquinamento, al centro del paese. E poi c'è uno stadio offerto dal sindaco dopo 3 mandati. Sì, diciamo che ho voluto fare un gesto importante. Il comune non ha assolutamente contribuito in nessun modo. È un regalo che voglio fare io alla mia gente, ma soprattutto ai miei alpini, anche perché abbiamo unito quelli che sono i valori che ci hanno insegnato negli anni di storia i nostri alpini e soprattutto la figura di Don Carlo Gnocchi, che rappresenta non solo i valori cristiani, ma in un periodo come questo il fatto di non dimenticarsi delle persone che soffrono e che stanno facendo fatica. Il giorno è passato Giorgio, mi dice: noi a Dagnosine abbiamo bisogno di questo, di un'opera abbastanza importante da mettere lì al parco, al nuovo parco che stiamo ristrutturando. D'accordo, ma dato il tema, doveva essere un Don Gnocchi, ma vi ho chiesto sui 2 metri, dopo io ho esagerato un pochino, l'ho fatto sui 2,70, 2,80 circa. Ho usato un tronco unico, praticamente è un pezzo unico, è in rovere americano, che è stato recuperato 2 o 3 anni fa, era caduto in un parco di Milano. Ho scelto questa tipologia di legno perché sono sicuro per 50 anni, anche senza trattarlo, lui rimane, diventerà scuro, si sporcherà, una cosa e l'altra, però è pressoché indistruttibile. Poi mi ha detto: vogliamo Don Gnocchi. E io ho interpretato Don Gnocchi, ma l'ho interpretato non triste, non preso dalla sofferenza, l'ho fatto allegro, perché Don Gnocchi è una speranza per i sofferenti, e finché ci sarà speranza anche per il comune di Dagnosine, anche per il periodo in cui si sta vivendo, e avendo anche una persona, che un amico che ti accompagna, penso che tutte le difficoltà verranno superate. Spero di aver lavorato bene. Mi sono ricordato che Don Gnocchi, bene o male, era anche un militare,
ho tralasciato tutta la parte, diciamo, dell'armamento militare, ma ho messo la bandiera che c'ha in mano, perché lui da italiano e da militare ha accompagnato il frutto della guerra. Che questo, il frutto della guerra cos'era, a parte le vittorie, a parte le cose, sono quei ragazzi, quei giovani, quei bambini orfani e magari mutilati che non avevano più nessuno che li sopportava. E interpretando questo concetto, che è sempre valido in tutti i tempi, l'ho fatto allegro e speranzoso. E spero che il risultato vi soddisfi. Vi chiedo ancora un applauso a Zambelli, che mi ha fatto davvero un'altra persona. Anche lo scultore Guido Formenti ha voluto dedicare qualche cosa di suo, di particolare, a questo parco. Ok, ho creato quest'opera per lasciare qualche cosa di utile e anche artistico per gli abitanti del comune di Agnosine e per tutti i viandanti, così che possano riposarsi e ammirare il paesaggio e il parco creato dal nostro sindaco e i suoi collaboratori. Una panchina collettiva, Guido? Sì, una panchina perché tutti possono avere a riposarsi e a vedere il parco.